La stagione estiva dei saldi è partita con il piede giusto. Commercianti e clienti soddisfatti dell'andamento del primo giorno di sconti. Complice la bella stagione che ha invogliato i pratesi rimasti in città ad andare in cerca di occasioni. Come sempre sono i negozi di abbigliamento e di calzature ad essere presi d'assalto. Le prospettive per i saldi estivi, diciamo, sono come partenza, sono buone, si spera in una buona partenza, dovuta anche al caldo, questo gran caldo che è arrivato. I saldi, come spesso ripetiamo, sono un po' presto, quindi diciamo andrebbero rivisti tempi e modalità. E una partenza come data unica per tutte le regioni e un spostamento dell'inizio più verso la fine stagione. Intanto i commercianti sono soddisfatti dell'affluenza. Indubbiamente rimuove il mercato il fatto del saldo, perché noi gli altri giorni c'era il deserto proprio, già oggi si vede un attimino. Siamo partiti abbastanza bene, devo dire la verità. C'è stato afflusso, sono venute le clienti, speriamo che continui così. Bene, forse anche grazie alle serate che stiamo facendo il martedì e il giovedì, però io non mi posso lamentare quest'anno. Sì, l'affluenza c'è, le persone sono venute anche giovedì sera, quindi insomma i primi giorni sono partiti bene. Il budget a disposizione per ogni famiglia si aggira sui 250 euro. Sono stata attirata ad abbigliamento. E che cosa hai comprato? Pantaloni e vestiti e due magliette. Anch'io vestiti, abbigliamento. Ho preso due pantaloni, due gonne. Ho speso ieri sera e stamattina, sicché abbiamo un budget sui 100 euro. Folla anche ai Gigli. I clienti provenienti da varie località della Toscana erano già in coda prima dell'apertura del centro commerciale.